Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere tutte le novità rilasciate per il nuovo aggiornamento iOS 13. iOS 13 al momento è in versione beta, ho fatto una guida in merito sulla sua installazione nel mio canale, potete vedere il tutorial per eseguire correttamente l'installazione del nuovo sistema operativo nel proprio iDevice. Non andremo a vedere tutte le novità rilasciate da Apple perché sono veramente tante, ragazzi, però andremo a vedere quelle principali, ovvero la Dark Mode, il tema scuro, andiamo a vedere il rinnovamento delle applicazioni foto e promemoria, andremo a vedere il supporto per i controller Xbox e PlayStation e tanto altro ancora. Eccoci qui con due megafonini Apple, nello specifico un iPhone 6 Plus equipaggiato con iOS 12 e un iPhone 6 Ace con iOS 13. Prima di illustrarvi le principali novità rilasciate da Apple per questo nuovo aggiornamento, voglio subito farvi notare la leggera differenza estetica che c'è col predecessore. Apple d'ora in poi cercherà di adottare uno stile più curvilineo delle forme. Possiamo subito vedere un esempio attraverso l'applicazione telefono. Come potrete notare dai due bottoni presenti in cima all'applicazione, su iOS 13 naturalmente, vedrete delle forme più arrotondate. Questo si concretizza anche con tutti gli aspetti grafici del nuovo sistema operativo. Ad esempio, se noi andiamo a vedere il pannello dei widget, potrete notare che su iOS 12 Apple cerca di adottare una forma più a schermo intero, invece su iOS 13 Apple cerca di raggruppare in più sezioni le singole voci, adottando appunto questo schema curvilineo. Tutto questo per facilitare l'esperienza di utilizzo da parte dell'utente. Andiamo subito a vedere la funzionalità principale introdotta in iOS 13, ovvero la Dark Mode, italianizzata la modalità scura. Per attivare immediatamente questa modalità dovrete aprire il centro di controllo e selezionare la luminosità e come vedrete su iOS 13 ci sarà un nuovo pulsante dove potremo manualmente attivare la modalità chiara e la modalità scura. Per ulteriori impostazioni andiamo naturalmente su le impostazioni di sistema, sulla voce schermo e luminosità e come potrete notare viene aggiunta una nuova voce su iOS 13, ovvero l'aspetto del sistema, se in modalità chiaro o modalità scuro. Io cercherò per tutto il video di utilizzare la modalità scuro per insomma farvela gustare al meglio, diciamo. Possiamo notare subito che c'è un'impostazione aggiuntiva per permettere al sistema di cambiare automaticamente attraverso l'impostazione che noi mettiamo delle ore del giorno. Per esempio, se noi vogliamo attivare la modalità chiara, possiamo farlo da una certa ora in poi, viceversa per la modalità scura. Ci sono poi ulteriori voci che sono state aggiunte nelle impostazioni, ma non le stiamo a vedere tutte perché sono veramente specifiche. Andiamo ora a visualizzare la tastiera, una nuova tastiera stile Workflow di Microsoft. Non cambia esteticamente questa tastiera, ma permette di fare uno swipe per scrivere in maniera più veloce un messaggio. Ad esempio utilizziamo appunto l'applicazione messaggi, per esempio andiamo a scrivere ciao a tutti da Fabio per, vediamo se scrive YouTube, ok, l'ha scritto correttamente. Come potete vedere su iOS 12 non è possibile farla. Questa è una funzionalità molto comoda per scrivere in maniera più veloce del normale. Non è sempre precisa perché ovviamente è la prima volta che Apple utilizza questa funzionalità e poi ribadisco sempre stiamo in una versione beta. Quindi le funzionalità sono non funzionanti ancora al 100%. Andiamo a vedere un'altra chicca di questo nuovo aggiornamento. Per esempio,
il volume. Se noi andiamo ad alzare il volume, noterete che quel fastidioso pop-up presente al centro ogni qualvolta si utilizzava i tasti del volume, questa volta Apple ha adottato una grafica più ristretta rispetto al predecessore e questo consente di visualizzare meglio la schermata, la videata del terminale senza quel fastidioso appunto pop-up che veniva mostrato. Ve lo faccio subito notare, ecco questa grande icona che insomma poteva dar fastidio mentre noi stavamo facendo diverse operazioni, diverse azioni in determinate applicazioni. Andiamo ora a vedere la funzionalità principale implementata sul browser di Apple. Andiamo su una pagina che forse conoscerete bene. Ok, eccoci collegati, ve lo faccio giusto per fare questo esempio che dobbiamo fare. Come potete notare, in cima, ovvero nella barra dove possiamo immettere l'indirizzo web, c'è un'icona con due A, una A scritta grande e una A scritta più piccola. Se l'apriamo, possiamo avere diverse funzioni molto interessanti, secondo me. Per esempio, lo zoom della pagina e il rimpicciolimento, appunto, della pagina stessa. Questa funzione è molto utile perché Apple, da quanto ho capito, ha voluto rimuovere la funzione zoom presente da iOS da tantissimi anni, diciamo così. Quindi questa modalità di zoom consente nelle pagine web di visualizzarle meglio. Poi abbiamo ulteriori impostazioni, per esempio possiamo nascondere la barra degli strumenti, come potrete notare si rimpicciolisce la barra in maniera da avere una navigazione più a schermo intero, diciamo. Ora possiamo andare a vedere la richiesta del sito desktop. Questa secondo me è una funzione molto molto utile, soprattutto se navigate spesso su YouTube, che alcune funzioni purtroppo, numerose funzioni purtroppo non ci sono nella versione mobile, quindi tocca sempre richiedere il sito desktop. Come possiamo vedere, automaticamente se pigiamo sulla voce desiderata verrà caricata la modalità desktop. Possiamo invece attivare una vista reader, ovvero visualizzare la pagina web in questione in maniera stile PDF, ecco, dicendola in semplici parole. In questo caso YouTube non è possibile attivarla, ma comunque se andate su Wikipedia, ad esempio, potrete attivare comodamente questa funzione. Inoltre, mi sono scordato di dirlo, ma ci sono le impostazioni del sito web dove noi potremo andare anche permanentemente ad attivare la modalità desktop per questa determinata pagina oppure usare la modalità reader automaticamente. Andiamo a vedere ora il menu condivisione. Il menu condivisione ora ve lo faccio vedere direttamente su Safari perché ormai siamo qui, ma comunque è presente in qualsiasi applicazione del sistema. Come vedrete, l'estetica è leggermente cambiata. Ora avremo i controlli visualizzati in maniera verticale anziché orizzontale su iOS 12. E una nuova, diciamo, modalità in generale di condivisione. Se appunto noi andiamo a condividere questa determinata pagina attraverso un social network, se noi selezioniamo Telegram, ci dovrebbe comparire, ora in questo caso no, ma magari su WhatsApp sì, ci dovrebbero comparire i contatti recenti per condividere questa pagina web. Ora andiamo a vedere l'applicazione foto che è stata veramente rinnovata. Vi faccio vedere entrambe le applicazioni, in questo caso su iOS 12, visto che è un cellulare che utilizzo da poco, non ho
foto, solamente una schermata dei widget che ho mostrato prima, ma vi faccio subito vedere senza perdere tempo l'applicazione per iOS 13. Come vedete è diventata stile, come possiamo dire, più social. Ecco, mostra un'anteprima molto più grande delle foto, dei video, quello che è. E fa una migliore suddivisione in base agli anni, mesi, giorni e alla fine tutte le foto. Come del resto c'è sempre quasi stata nell'applicazione foto, ma questa volta appunto c'è stata una migliore suddivisione, permettendo appunto la facilità di scorrere in queste sezioni per gli utenti. Come possiamo vedere, possiamo andare a modificare foto con un editor molto più complesso rispetto a quello che c'era. È un editor che permette di aggiungere molti più parametri rispetto a quelli che erano presenti e possiamo ora con più facilità andare a regolare con un semplice tocco la percentuale del parametro selezionato e questo vale anche per i video, non solo per le foto. Per esempio, possiamo ora visualizzare nei video i secondi, per esempio, tagliando il video. Tutto questo ci permette di effettuare un editor direttamente dallo smartphone anziché passarlo magari al PC e fare le eventuali modifiche. Così potremo perfezionare i nostri video per poi caricarli sui nostri social network. Un'altra cosa che ho trovato è la barra di ricerca all'interno delle singole applicazioni. Avete presente la barra che potete visualizzare all'interno dell'impostazione di sistema, dove potete cercare ogni singola voce? Bene, questa è stata implementata anche nelle singole applicazioni. Per esempio, se notate bene, sull'applicazione che sto utilizzando in questo momento per registrare la mia voce, c'è la funzione cerca. In questo modo possiamo subito andare a ricercare i vari vocali che abbiamo effettuato. Possiamo vedere anche nell'app messaggi che è presente la barra di ricerca e vi faccio vedere la differenza con iOS 12 dove manca. E questa funzionalità è stata estesa un po' a tutte le applicazioni, ecco. L'applicazione ProMemoria è stata notevolmente migliorata. Ora non ve la mostro su iOS 13 perché purtroppo non l'ho installata, ma comunque vi posso garantire che c'è stata una netta separazione di evoluzione, se vogliamo chiamarla così, con l'applicazione precedente, perché appunto l'applicazione ProMemoria sta diventando una sorta di applicazione note, dove potremo anche aggiungere note, dove potremo aggiungere anche foto, video, testi, caratteri più personalizzabili, eccetera, eccetera. Poi abbiamo ulteriori applicazioni nuove per iOS, per esempio l'applicazione Trova, che diciamo riunisce l'applicazione Trova il mio iPhone, Trova il mio Mac, Trova le mie iPods, Trova i miei amici. E appunto Apple ha voluto unificare questi servizi in un'unica applicazione. Applicazione molto utile se volete appunto localizzare con precisione il vostro iDevice. E poi non penso che ci siano altre cose da dire perché probabilmente la conoscerete molto bene. Abbiamo poi, come tutte le versioni beta, l'applicazione Feedback dove possiamo dare un proprio commento riguardo la beta che si sta utilizzando. Direi che è il pane quotidiano per chi utilizza appunto la beta, è l'app dovere, per così dire, una specie di hub di feedback di Windows 10, ecco, per farvi capire a voi utenti Windows. Infine abbiamo l'applicazione Comandi Rapidi che riunisce un po' tutti i comandi essenziali che possiamo avere su iOS. Sinceramente non l'ho ancora testata, quindi non vi premetto nulla, però vi consiglio vivamente di provarla perché da quanto mi hanno detto è un'applicazione davvero molto utile.
Infine possiamo passare ad altre funzionalità che sono state aggiunte levando i cellulari e facendomi mostrare quello che è stato presentato, perché purtroppo nei dispositivi che sto utilizzando qualche funzione non è supportata. Quindi passiamo a un'altra videata. L'app File ora offre supporto a periferiche esterne come SD e USB. Apple Musica ora consente di leggere i testi sincronizzati con i relativi brani. L'app Casa consentirà di aggiungere una videocamera di sicurezza compatibile con HomeKit, con sessione del video salvata su iCloud. Lo spazio dei video di sicurezza non si aggiunge piano in abbonamento su iCloud. Nell'app Mappe ora è disponibile la funzione 3D View, una sorta di Street View di Google, ovvero consente di fare passeggiate virtualmente tra le strade grazie alle numerose foto in HD scattate dall'azienda. Sign in with Apple, alternativa ai vari servizi di accesso offerti da Google, Twitter e Facebook. L'autenticazione avviene tramite Face ID o Touch ID. Le piattaforme che prevedono sistemi di login potranno chiedere l'accesso all'indirizzo email, ma è possibile nasconderlo e Apple creerà un'email casuale falsa che inoltrerà al nostro indirizzo reale. Per quanto riguarda le AirPods, ora è possibile avvicinare due o più smartphone per condividere l'ascolto della musica. Miglioramenti per CarPlay, ora ha una nuova dashboard rinnovata, una nuova app calendario e supporta Waze, Pandora e altre app terze. Arriva anche il supporto per i suggerimenti di Siri. Compatibilità con i controller PlayStation ed Xbox. Store rinnovato, non è più disponibile a prima vista la sezione aggiornamenti, è stata spostata nella sezione dell'account. Inoltre è presente una nuova sezione chiamata Arcade, al momento non viene mostrato niente, ma probabilmente si tratterà di giochi. Ci sono tante altre novità minori che non sto a specificare, ma ve le elenco qui. Vi ricordo che i dispositivi supportati da iOS 13 sono l'iPhone 6s e successivi, iPadOS per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione successivi e iPad Mini 4 e successivi. Nel momento in cui registro è disponibile la seconda beta pubblica. Raccomando di installarla solamente su muletti, dispositivi che non utilizzate per lavoro o studio, visto che sono presenti numerosi bug. Per maggiori informazioni su questo nuovo aggiornamento vi invito a leggere la descrizione del video. Per questo argomento è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.